Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo ormai format detto Wattindi. Oggi come vedete siamo su OneDreamer, una breve purtroppo perché è in via di sviluppo, esperienza psicologica che tenterà di farci coinvolgere tramite pixel art e una narrazione vocale. Come recita la descrizione, controlleremo un aspirante sviluppatore di giochi indie di nome Frank che cerca ispirazione quindi per i propri giochi e quindi entra nella sua coscienza attraverso dei sogni lucidi, ma più va in profondità, più si disconnette dalla realtà e più contempla la propria esistenza. Qua afferma che si è ispirato a giochi potenti psicologici come Catherine The Last of Us, quello che dice lui, poi non lo so. Quindi sarà una demo molto breve, probabilmente la vedremo tutta. Quindi se poi volete comunque supportare lo sviluppatore, vi lascio sempre il link in descrizione se volete giocarlo dopo avermi visto. Ovviamente anche lui mette le mani avanti, che è tutto in via di sviluppo. Non smette di girare la sua testa. Perché Doesn't make any sense. non ha nessun Stop working. senso, solo fermati. Fermati solo, eh. Eccolo qua. Cosa What's going on? succede? Ouch, my head is. Ed è tutto ferito. I need to get out of here so I can Vedete, è think. molto molto particolare. Jesus Christ. This cuts deeper than I Questi sono thought. tutti i suoi pensieri. Find Questa some taglia è help. più profonda di quello che pensavo, è meglio che mi trovi qualche libro, qualcosa, insomma, e cade giù. What the hell is going on? This doesn't make any sense. Non ha alcun senso. Quindi per fare la pixel art questo gioco è perfetto. Peccato che sia So I'm not supposed veramente to be working breve. on Adesso this. vi vedrete quando si stopperà, perché non è possibile questa cosa Just qua. a little Cioè, further. bloccarlo lì è veramente da stronzi. Poi, per carità, magari il poveretto non ha continuato, non c'ha proprio niente. E quindi anche il supporto col controller, comunque, sappiate che è molto, molto. E mi era stupito, se non Spoofed off. sbaglio, che non andava neanche su e giù col Yeah. joystick. Cioè, come cazzo è possibile? Cioè, i controlli, le prime cose. Comunque, a parte questo, ovviamente è tutto in via di sviluppo. Sono caduto in un buco qua. E chi lo sa? Come vedete, si salta. Poi c'è un zapping di aereo, giustamente. Here it hurts. See if I can find someone. It's Comunque, a long come way vedete, down, la demo so I better presenta make the molto bene jump. le meccaniche. O cioè, Looks like an old abandoned construction site. sembra un I don't know sito if di anyone's still around. costruzione. Chissà se c'è qualcuno qui. Quella chi è? Alice? Alice? Alice, wait up! Damn Aspetta! it! E non si Looks like apre. I'm gonna have to find another way Deve around. trovare What the un'altra hell's he strada. doing down here anyway? Chissà cosa ci faceva. Ah, Z qua, non l'avevo vista. Issati! Non ce la Jammed. fa, deve Something essere around here that can qualcos'altro open up. con cui può saperlo. Maybe I could get that Tipo axe. quell'ascia, sì. Z e funziona in questo modo: è un interruttore Z praticamente. Con Z vicino a un oggetto che si può prendere, lo trasporta. Appena lo lasciamo, molto semplicemente torniamo liberi. Con Z di nuovo interagiamo e adesso spacchiamo il tutto. E qui è un quick time event che. Ah, bisognava proprio beccare la Completely Z in connected. mezzo, no? Perché alla prima run ci avevo sempre messo un po' a. E quindi non capivo se bisognava proprio beccare Z, ma a quanto pare sì. Eh Looks like an old mining tunnel. sì. I wonder if there's anyone still around. Continua a chiedersi se c'è qualcuno qui intorno. E boh, 4-4. In realtà non siamo bloccati, ovviamente c'è la corda. This Poi, place doesn't look like it will hold much longer. meglio Quick. che me ne esco, perché non sembra che durerà molto sto posto. Comunque dicevo, poi è anche strano, perché lì solitamente, poi no, ovviamente non è una regola, però quando gli sviluppatori impostano un cursore personalizzato per il gioco, il cursore servirà, perché l'ha personalizzato, se no di solito lo nascondono. Poi ovviamente ognuno fa cosa vuole, però in teoria io sapevo che si intendesse una roba del genere quando mostri un cursore personalizzato. Oh, la What is mia up with this testa. place? Cos'ha questo posto? E voilà! Was this where I just was? I guess it E doesn't dove ero matter. prima? Better find a way out of here. Meglio che trovo una strada per uscire da Man, qui. what a mess. Ecco, qua è l'unico punto della demo in cui si può morire, perché qua è tipo un trappolozzo. Esatto. Così, giusto per far vedere. Opla! Che What the hell is that? diavolo Looks è? like it's stuck in some type of trap. Sembra qualcosa Guess I incastrato in just una have to pull trappola. my out. E quindi lo vuole liberare, Hey, wait up! giustamente. E aspetta, sembra che vuole essere inseguito comunque, che fa cenno di avvicinarsi. Looks like he wants me to follow him. Ciao. This is getting strange. Sta diventando più strano, Maybe I eh should sì. turn back. Forse dovrei, sì, però il problema è che non c'è niente dietro. This damn headache keeps coming back. Insomma, di testa continua a tornare. Campsite. Eh sì, sembra un vecchio campsite. There's someone. Maybe I C'è can ask him where I qualcuno? am.
Finalmente decidiamo dove siamo. Excuse me? Whoa, sorry, I think you've mistaken me for someone else. Oh, ciao! Però mi ammazza lo stesso, anche se abbiamo tante volte Z. Cucù, sono Alice. Alice? Eh già. Di nuovo ferito. What the... well, c'è il mal di testa il problema, scusami, sei stato appena ferito. Meglio che me ne vada in fretta. Poi, oltre ovviamente a modelli 3D, artisti 2D, insomma, se volete anche farmi attenzionare dei vostri giochi, giochi che conoscete, indie gratuiti, insomma, io volentieri, lo ripeto anche in questo secondo video, li presento, insomma. Che diavolo succede? Ho fatto qualcosa di sbagliato? Why do I feel like I've been here before? Come se ci fossi già stato. This damn fog. Con questa dannata nebbia non vedo un cazzo. Ma non Wait. Ce la fa più. Something doesn't feel right. La cosa non va bene. What the hell is it? Che diavolo è? Did Alice actually... I can't think with this damn head. Ma hai detto mal di testa? I can just think probably for a minute. What's going on? Ed eccola lì, tutta Alice impazzita. Kill, kill, kill. E voilà. Quindi sta sveglia, ti prego. Grazie. Holy crap, did I just have a nightmare? Ho appena avuto un incubo, già. Such a mess, man. I need to stop pulling onitis. Questi giochi mi uccidono. E beh, quindi. I think they're all dead. Ah, penso che siano tutti morti. Ah, ok. Apri il cassetto, roba incredibile. Wait, wait, wait. Aspetta, aspetta. Check my crowdfunding. Meglio che cerco campaign. Il mio crowdfunder campaign, giustamente, perché essendo uno sviluppatore fa una campagna di crowdfunding. Oh, sweet, new mail. Oh, sweet. Let's see if I won the raffle. La maggior parte delle volte il mouse serve se viene customizzato e reso visibile, come in questo caso, quindi noi cliccheremo, oltre a interagire col suo PC in generale, interagiamo anche cliccandoci sopra. I hope he has a speedy recovery. Però fa un po' cagare come risposta. E possiamo migliorarla, quindi ci riclicchiamo. Ma possiamo migliorarla ancora, perché giustamente dice è danneggiata male la macchina. Man, I'm hungry. Forse è meglio così. Alice can grab some burgers on the way home. Questa è veramente una news devastante. Ogni prima di pranzo possiamo fermarci al McBurger. E sostanzialmente possiamo fare tre risposte. E quindi giustamente questa è la migliore. Poi è sempre un prototipo, mi raccomando, perché qua in realtà si potrebbe ancora migliorare. Non soltanto mettendo più opzioni, ma magari anche migliorando o peggiorando le relazioni appunto con questa misteriosa Alice. E quindi già comunque in questa demo ci possiamo fare tantissime seghe mentali, diciamo. Ok, sent. Inviato, a posto. Ovviamente si chiude perché a quanto pare ha un Mac. Abbiamo COM che funziona, però non va dovunque, ma ai suoi siti preferiti. Okay, these are the people that are backing me, especially you. Sono tutti gli sviluppatori grandissimi, messi lì così, e c'è poi il personaggio che dice grandissimi anche lui. Ok, questo è il crowdfunder, che però non possiamo fare niente, immagino perché sia ancora in accesso anticipato. C'è Facebook. Let's see what's from. I don't think I will ever end up playing that game. Questo non ho capito cos'è. Mi spiace, non ho abbastanza cultura, non lo so. Twitter, hey, look, two more followers. Siamo contenti. Delle altre reference, giusto per vedere un po' cosa hanno in mente per i progetti futuri. Ed è stato bellissimo perché quando tu apri questa foto, quindi mi sa che avrà una piega oro questo sensore. Quindi piccoli spoiler, perché veramente hanno tantissima roba, si vede che bolle in pentola, però purtroppo è finito qua. Abbiamo anche le musiche disponibili, che sono ovviamente del gioco, dovrebbero essere copyright free teoricamente. Se ne selezioniamo una, giustamente ci rimane di sottofondo. Perfetto. Non è lo stesso pezzo di prima, vero gioco? Perché ci assomiglia tantissimo al pezzo di prima. Mi dice anche la stessa cosa. Che cazzo succede? Non lo so. Primo try non c'era questa ripetizione. Usciva dalla stanza e ti diceva ciao a tutti. Cioè, era quella la cosa che dici, la demo finiva troppo presto. Ma che cazzo? Ora hanno messo per debug la D per riprovare lo scenario, per qualche strana ragione, perché ho premuto D anziché destra. Non me lo so spiegare, ma neanche dal lato sviluppatore, perché cosa vuol dire riprovare questa scena? Non lo so. O dipende dalla traccia, perché nella prima run io avevo messo l'ultima. Ora, teoricamente dovrebbe chiudersi la demo, esatto. Better face the real world. E si chiude così la demo. No funds to finish this game. Finisce così. Breve ma intenso, e ringrazio come al solito. Trovate qui sotto tutto in descrizione se volete scaricarlo. Vi ricordo che se conoscete giochi indie, se li avete, insomma,
Volete farmeli provare? Io sono qua e soprattutto anche se siete magari artisti 2D o 3D, sicuramente il vostro aiuto mi servirà tantissimo nella vita. Perché è proprio quello che mi manca. Mi sono provato un attimo a buttarmi, però effettivamente è esattamente come la programmazione, se non lo vuoi fare proprio, che sono tutti argomenti complicatissimi. Si sente veramente proprio poi questa mancanza, perché se poi non hai niente di grafico, puoi muovere tutto bene, però non c'è, non è nulla. Vi ricordo in descrizione il mio gioco per Android e forgeries.com e ciao Mr. Watti.